And so, ladies and gentlemen, here we are again with a new episode about the rock band history that is coming up with you, Gianluca, talking about the story of the Jethro Tull. Are you ready to start again? Are you ready to go with me? Come on, let's go! E ci risiamo! Eccoci di nuovo in onda con una nuova puntata di The Rock Band History! La rubrica musicale a cura di e con il vostro Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. E ringraziamo tutti coloro che appunto rimandano questa puntata in onda sui loro network, un grazie di cuore, e naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono e mi seguono in particolare, il mio affettuoso saluto e ringraziamento e abbraccio a tutti voi, veramente caldo e caloroso di questi tempi. Bene cari amici, siamo giunti alla 71esima puntata dall'inizio di questa avventura assieme, dall'anno scorso, dal 2012, la 25esima invece dall'inizio di questa seconda edizione, secondo anno e stagione che va in onda del 2013, puntata in programmazione su Science Web Radio dal lunedì 12 agosto 2013 alla domenica 18 agosto 2013, con i nuovi orari in cui va in onda, ovvero alle 5 del mattino, alle ore 13 a 1 di pomeriggio ed infine alle ore 21 alle 9 di sera. Questa è la programmazione di The Rock Band History nella versione della puntata naturalmente ufficiale e completa, e poi c'è The Rock Band History in pillole che va in onda nei vecchi orari in cui andava The Rock Band History in versione completa, e in pillole naturalmente ascolterete la versione ridotta solamente riguardante alla storia della rock band che è andata in onda l'anno scorso. E quindi non perdetevi anche The Rock Band History in pillole a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18. Ebbene cari amici, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set Central European Time. E prima di riprendere con questa sesta puntata dedicata ai Jethro Tull, vi ricordo i nostri naturalmente appuntamenti con Science Web Radio in Science Web Network, che è anche Science Web TV, che sono sospesi per quanto riguarda il mese di agosto con provvisoriamente i due compari, ma potrete contattarci quando volete. The Rock Band History non va in ferie, va sempre in onda anche questa settimana di Ferragosto, a cui auguro a tutti un buon Ferragosto ovviamente, o di aver passato e trascorso a seconda quando ascolterete la puntata, questo Ferragosto 2013. E allora vi dicevo, alcune delle trasmissioni naturalmente non vanno in ferie, altre vengono sospese per il mese di agosto come l'anno scorso. Vi ricordo il nostro sito www.sciencewebnetwork.it, il nostro blog www.sciencewebnetwork.net, la nostra pagina in Facebook con il nome Science Web Network. Ci potrete seguire anche con Twitter con il nome @science, tutto attaccato minuscolo, ed infine YouTube troverete le cose che il grande Science carica per voi. E poi vi ricordo che è ripartito di nuovo il canale di Science Web Radio Classic, con musica appunto classica, intesa anche di rilassamento, relax, se avete voglia di rilassarvi, aver sottofondo musica sempre 24 ore su 24 non stop. E poi nuove trasmissioni con le due chiacchiere con Saius, le due chiacchiere al Parlamento, che non va in ferie neanche quella. E poi le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com per contattare Saius, il grande capo, gianluca@saius.com per contattare il sottoscritto, ed infine luca@saius.com per contattare Luca, il nostro responsabile organizzativo del palinsesto, davvero importante. Se poi vorrete venire in onda, in diretta, nella nostra consueta trasmissione del lunedì sera che riprenderà dai primi di settembre, stiamo lavorando per voi, il grande Saius non smette mai di sperimentare, diciamo così, nuove cose. E quindi se volete contattare Luca per fissare lunedì, per venire ospiti alle nostre trasmissioni di lunedì sera che riprenderanno rigorosamente il lunedì dalle ore 22 da settembre 2013, per venirvi a promuovere, a parlare delle vostre iniziative, eventi, professioni, attività e quant'altro. Bene cari amici, allora riprendiamo da dove eravamo rimasti nella precedente puntata, cioè al 1984, quando uscì Under Ropes, dove i fan vennero colpiti da un profondo
shock, perché fu un album fortemente dominato da sintetizzatori e da programmazioni elettroniche, e si rivelò come il disco più difficile in assoluto da esibire dal vivo, sia dal punto di vista strumentale ma soprattutto per quello vocale. Infatti in quel periodo, nel 1985, Ian Anderson cominciò a soffrire di diverse malattie alla gola, e già negli anni precedenti la voce di Ian aveva subito un calo, anche se leggero, e naturalmente problemi anche alle corde vocali. Tutto ciò dovuto molto probabilmente ad un uso sconsiderato della propria voce, essendo egli un cantante fai da te e senza mai aver studiato particolari tecniche di canto o di modulazione della voce stessa. Arrivò anche a subire un intervento, un'operazione alle corde vocali, ma questo non migliorò affatto la situazione, e da quell'anno la sua voce ebbe dei progressivi peggioramenti, divenendo sempre più limitata, e naturalmente questo fatto è anche riscontrabile nei successivi dischi, soprattutto però nelle successive esibizioni live. Tutto ciò lo costrinse ad un periodo di riposo forzato, interrotto solo in occasione di un concerto celebrativo per il 300° anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach, autore anche di un cavallo di battaglia del gruppo. Unico lavoro di questo periodo fu A Classic Case, disco completamente strumentale composto da vecchie canzoni della band con arrangiamenti orchestrali eseguiti dalla London Symphony Orchestra diretta da David Palmer. E poi la rinascita dell'hard rock, diciamo così. Nel 1987 i Jethro Tull pubblicarono Crest of a Nave, considerato in un certo senso l'album della rinascita del gruppo. In effetti i primi anni 80 segnarono una sorta di declino e, in seguito ad Under the Ropes, e sembrava che la band dovesse sciogliersi, ma dopo 3 anni dall'uscita del precedente album di Ian Anderson, che in seguito all'abbandono di Peter John Vettese riscoprì e ricoprì anche il ruolo del tastierista, riuscì a sfornare finalmente un nuovo disco che mise d'accordo tutti i fan, cosa che non succedeva veramente da una decina di anni ormai circa. E Crest of a Nave non fu un album caratterizzato dall'elettronica come lo erano i precedenti, ma tornarono infatti prepotentemente il flauto traverso di Ian Anderson e i riff di chitarra elettrica. Durante i concerti dal vivo, come avvenne per i brani Aqualung e Thick as Brick, canzoni come Farm on the Freeway e Budapest divennero da quel momento in poi appuntamenti veramente fissi, classici per i live, i concerti e le esibizioni dei Jethro Tull. Il risultato fu successo veramente garantito, nel vero senso del termine, tanto da restituire la fama e il lustro alla band che da tanto mancava. Addirittura il disco vinse il Grammy Award per il miglior prodotto heavy metal dell'anno nel 1989. Questo evento creò una certa confusione, dal momento che nessuno considerava, a ragione ovviamente, i Jethro Tull come un gruppo heavy metal, tanto che la Chrysalis consigliò alla band di non presentarsi nemmeno alla consegna dei premi, dato che gli altri concorrenti in corsa per il premio erano naturalmente molto più quotati: Metallica, Jane's Addiction e gli AC/DC. E il premio fu consegnato da Alice Cooper. I Jethro Tull, al crocevia non così di diverse componenti musicali, finirono anche per fondare una specie di alleanza con formazioni folk rock inglesi, quali ad esempio i Fairport Convention, con cui per lunghi tratti ebbero in comune Dave Pegg al basso. Quindi davvero interessante questa unione. E l'anno 1988 segnò il 20° anniversario dalla nascita della band, nata appunto nel 1968, e inizialmente la Chrysalis, la casa discografica che curava gli interessi del gruppo, non ebbe intenzioni particolari per celebrare l'evento, ma spinta da diverse lettere da parte di molti fans, decise di pubblicare del materiale inedito, e nacque così la raccolta 20 Years of Jethro Tull. Due fra i più grandi appassionati della band, David Reese e Martin Webb, crearono una collezione che sarebbe stata sicuramente di alto gradimento. Il risultato fu un set di 3 dischi per un totale di 65 canzoni, con inediti, brani live, successi e un fascicolo ricco di fotografie e storia del gruppo. I 3 dischi del box set furono The Radio Archives and Rare Tracks, Flood, Gems and the Other Side of Tull e The Ascension Tide. A corredo di questo
corposo, diciamo così, cofanetto. Veramente 65 brani sono eccezionali, effettivamente molto apprezzato da fan e critica. Venne pubblicato un video dallo stesso titolo con interviste e video musicali della band stessa, che rilasciava naturalmente dichiarazioni e quant'altro anche a livello di curiosità. E poi il filone hard rock intrapreso con Crest of Nave proseguì con Rock Island del 1989, album che, nonostante la buona qualità dei brani, non riuscì ad ottenere il medesimo successo del precedente lavoro. Questo disco ebbe la particolarità di suscitare diverse polemiche per le esplicite allusioni sessuali nel brano Kissing Willy. Ebbene, cari amici, e anche per questa puntata è davvero tutto. Vi ringrazio per essere all'ascolto appunto di Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it e di tutti coloro che divulgano anche Saius Web Network, che è Saius Web Radio e Saius Web TV, da altri siti e in collaborazione come partnership di questo meraviglioso network che siamo noi. No, scherzo. Vi ricordo come sempre l'appuntamento fisso con The Rock Band History tutte le settimane, a partire dal primo appuntamento della giornata alle ore 5 del mattino, per poi tornare alle ore 13 e poi ancora alle 21. Ma se vi siete persi qualche puntata, sono sempre a disposizione nel nostro sito, nel nostro blog e naturalmente sempre nella nostra pagina in Facebook. Vi ricordo che The Rock Band History non va in ferie, non stacca, va sempre in onda anche per il mese di agosto, nonostante altre trasmissioni vengano appunto fermate per questo mese, e vi aspetto la settimana prossima sempre qui con The Rock Band History, il vostro giornale Luca. Be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie.